Ragazzi, McDonald's, nella quale ci sono panini assurdi, raga, e più o meno sono tutti diversi. Andiamo a testare qualcosa e capiamo quanto si pagherà effettivamente. Anche perché vi anticipo che qua si paga tutto veramente un sacco poco. Comunque, ragazzi, vi posso chiedere una cosa? No. Al di là di tutta la roba che avete appena comprato, questo terzo giorno è iniziato bene. Ma cioè, nessuno ha perso il passaporto, non si è rotta la macchina. Perché non sta zitto? No, figa. Figa, adesso arriva la macchina. Comunque, ragazzi, questi sono tutti i menu e sono un sacco belli. Number one, bro. Comunque dopo vi farò sapere per bene il costo effettivo con lo scontrino. For you, which is the best food? Beef test. For me, one beef menu. Double, yes, double beef. Yes. With Coca-Cola, ketchup. Nuggets. Yes. Yes. Pasta. Stop, thanks. Tralasciando il mio inglese, sembra buono. Già stanno arrivando i primi menu, sono passati neanche due minuti, raga. Quanto è assurdo questo? Ragazzi, il secondo menu è il capitano. È passato un altro minuto e mezzo. E scontrino. Dovrebbe essere uno di questi. Voglio vedere quanto hai pagato. Sono perché? 233 lire tipo. Ok, 233. What, zio, sono 7 euro. 6 euro. Ragazzi, con 6 euro tutta sta roba con McNuggets, panino, patatine e Coca-Cola. E la roba, Refe, intanto te che già un po' mangiato, è buona come McDonald's normale oppure no? C'è un po' di differenza dall'Italian. Ok. Però sono del panino e McNuggets. Esatto. E tutto questo, la differenza più grande è la Coca-Cola, che tipo si apre in maniera molto strana. Contando che più o meno costa 50 centesimi, direi che è molto meglio. Raga, guardate qua, è arrivato pure il mio di menù e io non so se rende. Ma è più grosso della mia. Cioè, ragazzi, è più grosso della mia mano. Mi darete una mano a finirlo, raga? Due enorme. Comunque nulla, basta parlare, signori, inizio a mangiare, poi vi dico le riflessioni finali. Ragazzi, abbiamo finito di mangiare tutto, io vi giuro che sono pienissimo. Io ho pagato 9, però loro 6, 7, sì, sotto i 20 euro comunque. Quindi ottima cosa, ragazzi, è tutto molto molto buono, se devo essere sincero. Quindi McDonald's di Sharm el Sheikh, veramente promosso. Si torna ufficialmente a casa dopo una bella mangiata di Mac. Tutto questo il medico Refe ha perso la No, ha perso, no, te l'hanno bloccata. Allora, l'ho persa, l'ho bloccata in Italia e mi sa che avendo bloccata in Italia, mi hanno bloccato il numero. Pow! Dopo ho preso mezzo chilo, l'ho venduto con mio amico. Tutto questo, ragazzi, un parcheggio qua per 24 ore per tutto il giorno costa 70 centesimi. 70-80 centesimi. Ragazzi, sim di Refe comprata, non ci sono più problemi. Dicevo, non ci sono più problemi. E nulla. Quindi, altra cosa sistemata, si vola in mare in piscina. Cos'è successo, ragazzi? Qualcuno ha prelevato e non vi ha dato i soldi veramente. Scusa, quant'è che avevi prelevato, zio? 35-40 euro. 40 euro? Oh, ragazzi, ne va una giusta, eh. È un uomo infranto. Citi, in questo terzo giorno non succederà nulla. 40 euro scammati. A sparare qualcuno. Noi comunque a casa ci siamo arrivati, la macchina è salva, tutto sotto controllo, che continui la giornata, anche perché sono neanche le 5 qua e quindi ad andare a stasera che dovremo visitare cose molto particolari, tipo negozietti un po'. Stasera vedrete comunque che il vlog continui e speriamo che non succeda nulla di grave, perché qualcosa succederà di sicuro. Ragazzi, tutto procede veramente troppo bene, ragazzi, secondo me qualcosa ci toccherà succedere. Abbiamo finito quasi il video di cap, adesso vi farò anch'io vedere nel mio video che scendiamo in mare per la prima volta. Faccio un bel bagnetto. Non vedo l'ora. Ragazzi, sapete che sto terzo giorno è tranquillo? Non ci hanno scammato, ma non adesso, tranquillo. Ma adesso succederà qualcos'altro, per forza. Sicuro. Ragazzi, guardate che temerari vanno in spiaggia con le ciabatte di Roma, fermo un attimo. Ragazzi, Louis Vuitton così. Solo che i miei peli sono rossi, ce l'ho da due minuti. Belli carichi, direzione mare e non piscina, anche se proveremo anche quella. E comunque, ragazzi, ambientazione, non smetterò mai di dirlo, veramente penso la migliore che abbia mai visto in tutta la mia vita fino adesso. Scalinata praticamente conclusa, un sacco enorme e siamo quasi in mare. Loro sono già praticamente a un passo e questa cosa non va bene, quindi corro, vado con loro, devo essere il primo a tuffarmi. Guarda lì che già stanno andando in mare. No, devo correre, ragazzi, devo correre senza rischiare di morire. Cosa? Ma è che il mare era più caldo. Perché è freddo? Mettiamo giù le cose, signori, e si vola, è il nostro turno. Allora, signori, devo essere sincero, io al contrario loro mi sono voluto togliere le ciabatte, ma al di là che l'acqua è ghiacciata, forse non ho fatto una bella cosa, ragazzi, mi stanno bucando i piedi. Ragazzi, non vedete di quanto stia soffrendo? Ah, cap, io, guarda. Ci ho ripensato e forse l'idea delle ciabatte non era poi così tanto male. Vediamo di mettercele in modo giusto magari e andare là sopra dove è andato cap. Capitano, voglio salire, mi tenga il telefono. Allora, non è facile, eh? Okay. Però è fattibile. Sì, è fattibile se tu mi tieni il telefono. Aspetta che faccio una storia.
Io sono salito da lì. Attaccati qui a una roccia con una mano. Vai. Sì, sì, regge, 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 fidati. Regge, regge, fidati, però. Vai, vai, metti di qui. Okay, dai. Il rap intanto sta aspettando che Gesù gli offra qualcosa. Un dono divino. Tu non hai capito da qua sopra quanto è figo. No way, ragazzi. Oh mio Dio, che figata. Guardate come si vedono i corali e tutto. Vorrei essere in quei sub, anzi. Cosa ne dite di andare a comprarci il prima possibile una maschera? Intanto, guarda come flexa. Guarda come si tira i pettorali. Guarda come si tira i pettorali. C'è la flexa. Comunque nulla, signori. Con questi capelli totalmente a caso e stando attento a non cadere. Wow, ragazzi, troppa roba. Veramente, ragazzi, paradiso. Poco da dire se non paradiso. Sai che forse a scendere è un po' più complesso? Perché non fate una gara di tutti? Tanto è profondo, Sì. Oh, ragazzi, c'è un pesce. Fermi, eccoli, eccoli, ragazzi. Si dovrebbero vedere. Cap, fermo, com'è che hai fatto? Ragazzi, nulla, non mi vogliono neanche aiutare. Io, secondo me, qua ci rimarrò per tutta la notte. Mi sei levato la ciabatta, ti dico solo mi sono spaccato un piede. Ottimo. Ragazzi, scusate, ma quello che avete vicino a voi è uno squalo? Sì, certo, che tu che ti giri pure, Cap, sei veramente intelligentissimo. Fermi, ragazzi, mi servirebbe qualcuno che mi tiene il telefono. Non andate, per favore. No, raga, il telefono mi serve, dovete prendermelo. Secondo me ci muoio. Amici di Gramme. Vediamo il fatto di quanto sono infami quei due là che se ne stanno là. E nel mentre io devo scendere da questa roccia e non riesco, perché non so dove appoggiare il telefono nel mentre che metto giù i piedi. È impossibile, raga. Io sono qua bloccato. Ragazzi, sono qua bloccato. Cioè, nuovo video, rimango bloccato in mare per 24 ore. Intanto cosa? Mi sto spaventando. Perché c'è un qualcosa di viola là sotto? No, no, no. Raga, ho per forza bisogno di una mano. C'è un qualcosa di viola che mi sta guardando. Non sto scherzando, lo sto registrando. E non sei te col tuo cappello. No, sono serio. Raga, cos'è quella cosa? Secondo me appena scendo mi attacca. È più impossibile di quello che pensavo. Allora, io appoggio qua il telefono. Fermi, vabbè, non mi si vedrà mai, ma devo scendere, ragazzi, prima o poi, quindi ci provo. No, merda, devo lanciare. No, raga, ragazzi, oh, raga, no, sono caduto con la punta del piede. No, raga, non avete idea di quanto mi faccia male. Oh, secondo me me la sono aperta a metà. Porca p***a. Bello il fatto che mi abbiano lasciato lì, mi sono fatto malissimo e non mi stiano cagando tuttora. Ah, non si vede nulla, ma io vi giuro che... Ah, che cavolo di puntato tirato. Secondo me stasera c'ho un dito che è gigante viola. Raga. Ragazzi, ho appoggiato il piede malissimo, raga, ho appoggiato il dito malissimo, ve lo giuro. Basta, vi dovrei uccidere per quello che avete fatto. Mi avete lasciato in mezzo al mare. Sì, è sceso? Andiamo. Finalmente risaliti. Io vi assicuro che salire da là sopra è una bella impresa, Infatti c'ho il piatone. Comunque adesso rientriamo, facciamo ancora un po' di video e poi non faccio più nulla fino a stasera. E fidatevi che sarà una bella cosa, per il fatto che la sera succede di tutto. Quindi veramente, se siete arrivati a questo punto del video, lasciate like, iscrivetevi, ma soprattutto guardate e veramente prendete i popcorn, perché sarà divertente stasera. C'è uno sciame d'api. Ma no. Ragazzi, non so se si vedono. C'è uno sciame d'api che sta arrivando a noi. Ragazzi, sono api davvero. Ragazzi, sono in casa nostra quelle api. Signori, ammetto che avendo fatto il bagno ho fatto un po' una c***a, però sti cavoli. Tanto qua, come vedete, è già quasi sera e si vola dritti a far serata. Dopo... Capro, cosa stai leggendo? Prima di tutto sono bello drippatino e poi c'ho il bel menù in arabo. Che obiettivamente, raga, non è male. Adesso mi sa che me lo traduco tutto con il traduttore. Comunque te l'ho cambiato il mio in italiano. Un sex on the beach, 150 euro. Io fossi in te me lo prenderei. 150 euro? 150 lire. Ok, 5 euro. Io fossi in te me lo prenderei di brutto. Non male, non male. Comunque, ragazzi, vista in questi posti sempre spettacolare. No! Hai rubato una macchina. Ah, vaffanculo. No, ho capito come si leva. Giusto della serie non sarebbe successo nulla stasera. Siamo appena usciti dal locale, no, tutto a posto. Assurdo, ma che cazzo. È iniziato bene, Benissimo. Ma mi sono cagato addosso, raga. Mi ha preso un colpo, ve lo giuro. Serata del terzo giorno. Ma immaginatevi se questa non fosse stata la nostra auto. Ieri siamo finiti in un ristorante top classe, Cap. Cos'hai ordinato di buono? Non lo so, fra pollo con funghi sopra, patate fritte. Questa è la tenda che fai adesso. Ottimo. Refe, quanto stai apprezzando? Sto guardando con tanto amore. Vorrei mangiare anch'io. Ragazzi, voto da 1 a 10. Secondo me, a livello di presentazione, 9 e mezzo. Voto cosa? 4. Non ti piace? No, sbaglio. Ah no. Arrivate pure le nostre lasagnole, signori. Le lasagnole romagnole. Raga, abbiamo pagato, ma non è male. Cioè, aspetta, non abbiamo ancora pagato. Se scappassimo... La situazione sta degenerando, cioè stanno girando da veramente 20 minuti, ragazzi. Ma è assurdo. Cioè, ve lo giuro, io sono allibito. Inizialmente sono partiti girando un po' e ci stava, ma adesso, raga, sono passati letteralmente 20 minuti. Bella! La cosa sta degenerando. Stiamo per provare il loro ballo tipico. Secondo me lo inizia a far girare come giravano prima e ci girano di più la testa. Gira, 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 gira. Opla!
Oh, sei durato poco, eh! Sei durato poco, eh! Io voglio provare la tecnica che usavano in prima. No, ma no, fidati, non ce la fai. Guarda, ah, oh, 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 però stile, eh. Raga, faccio finire di scappare. Tira, tira, tira. Veloce, veloce, veloce. Aspetta, io vorrei. Veloce, veloce, veloce. Basta! Veloce, veloce, veloce. Ma che eri incoglionito? More! Dai, gira! Vecchio, è impossibile! Guarda che muori, eh! Muori! Tira ancora la testa, sera, frate! Vai, bro! F***a, velocissimo! Oh, bellissimo! Refe! 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 Yeah, bro! Oh, thank you! Thank you, bro!